Ogni partita. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno Gabriele, buongiorno, buon appetito a tutti. Buongiorno, buongiorno Mimmo. Mimmo. Eccomi qua, faccio io. Allora, subito un pensiero a Stefano e Cristian. C'era tanta gente, ci sta ancora lì un sacco di gente, io vorrei mandare ovviamente un grande bacio a loro, soprattutto a chi è rimasto qui a piangere. Punto. Voltiamo pagina. Sì. Voltiamo pagina, subito un brivido, ma Tommasi può arbitrare la Roma, Gabriele, tu che sei? Dici in quanto ex campione d'Italia, quanto anche abbastanza cuore giallorosso si può fare? Beh, è stata fatta una deroga, Mimmo. È stata fatta una deroga, sì, no? Sì. Ma sai, voglio buttarla in caciara perché accolgo con grande sollievo, devo dire, il ritorno fra noi, almeno a livello arbitrale, di Rocchi, il grande Rocchi che arbitrerà Torino-Parma. È passato un mese? Vedi, non ti sorprende che sia sempre a Torino? Come mai? Però. Al comunale, all'Olimpico di che Torino. Belle cose. Per il resto, di che cosa avete parlato voi questa mattina? Abbiamo tentato di affrontare la Roma. Acciomi? No, però insomma, ho letto, seguo con grande attenzione quelli che sono i numeri, ma poi i numeri però hanno anche sì. La mia era un'ironia, Riccardo. Sì, non sì, sì, che sì. Passassi io so dire il momentaccio della Roma, attenzione. No, però ci sono i numeri e poi però i numeri vanno commentati. Nel senso che i numeri stanno lì e non possono essere discussi, però io ci ho a mettere a dire un po' di cose questa mattina, se voi me lo consentite. Ci mancherebbe pure. E fatemi da contraddittorio. Va capito? Bene. Uditorio e contraddittorio. Allora, nelle ultime 5 partite la Roma ha vinto soltanto una volta. Sì. Per adesso 2 sconfitte e 2 pareggi. Benissimo? Sì. Quindi analizzando i numeri, torno a ripetere, è il momento peggiore, diciamo così, da quando c'è Rudy Garcia come miniciclo, da quando lui è alla guida della Roma. Su questo non si può assolutamente discutere. Perché ci sono i dati di fatto, cioè ci sono i numeri che testimoniano questa cosa. Però dicevo, i numeri vanno analizzati, i fatti separati dalle opinioni. Gabriele, hai mai sentito parlare di una cosa di questo tipo? Sì. No. Io posso restare, fatte conto? E come tanti altri ragazzi che hanno cominciato da poco a fare questo mestiere, dovrebbero sempre ricordarsi che i fatti vanno separati dalle opinioni. Però i numeri non possono essere separati dalla realtà, però la realtà va analizzata. Allora, vogliamo prendere la vittoria, l'unica vittoria in queste 5 partite contro il Chievo, tranquilla, casalinga all'Olimpico, successo normale, diciamo così, no? Riccardo, sei d'accordo? Sì. Da Roma doveva vincere la partita e ha vinto la partita. Analizziamo i pareggi, il primo pareggio in ordine di tempo, 1-1 a casa del Manchester City, campione d'Inghilterra. Ricordo perfettamente tutti i commenti che sono stati fatti dopo quella partita, compreso il mio, ma come che conta poco, di una mini impresa della Roma, no? Che era riuscita comunque ad andare a casa della squadra più forte d'Inghilterra, almeno lo scorso anno, e imporre il proprio gioco e dando una grande dimostrazione di personalità, di grande squadra. E lì ci siamo tutti, no? Riempiti la bocca del dire quanto è forte sta Roma, quanto è europea sta Roma, quanto è brava sta Roma. Poi, prima di parlare del pareggio di sabato scorso contro la Sampdoria, a casa della Sampdoria, parlo di una delle due sconfitte che fanno parte di questo miniciclo, la sconfitta del 5 ottobre in casa della Juventus. Allora, o la Roma sta passando un momentaccio, oppure, come realmente è accaduto, quella è stata una partita abbastanza sbagliata, no? Da parte di chi la doveva dirigere, come è stato testimoniato proprio direttamente dallo stesso Rocchi, una partita falsata dall'arbitro, una sconfitta assolutamente immeritata e figlia di una tripletta proprio dell'arbitro, non certamente dei giocatori della Juventus. Quindi, di queste 5 partite ne abbiamo analizzate già 3, abbiamo detto la Juventus, siamo stati tutti d'accordo nel dire che non era una sconfitta che andava considerata sconfitta in senso stretto, perché era una partita falsata, truccata, fate come pare a voi, sì. Falsata, diciamo, dai, falsata, sì. dai trucchi dell'arbitro. E il pareggio in casa del Manchester City era stato accompagnato da grandi complimenti per tutti e la vittoria contro il Chievo. E veniamo alla partita contro il Bayern Monaco, ok? Un episodio, un incidente è stato detto, col Bayern Monaco ci possono perdere tutti, non ci ha perso il Borussia Mönchengladbach in campionato, ieri avete visto tutti. Vorrei ricordare a coloro che dicono allora avete visto che il Bayern Monaco comunque non è così straordinario, che mancava un giocatorino al Bayern Monaco. Puoi dire te il nome per fuori, Gabriele? Non lo so, Mimmo, veramente. Bene, Robben. Ok, perfetto. Perché è infortunato, quindi magari il Bayern Monaco senza Robben è una cosa
e con il Roba in un'altra, ma questo non può essere giustificazione. Partita indiscutibile quella dell'altro martedì con il Bayern, straripante, straordinario e capace di stravincere la partita. E andiamo alla partita di sabato scorso in casa della Sampdoria. Allora, statistica alla mano, quindi i numeri se contano una parte devono contare anche da un'altra parte. La Roma ha tirato contro la Sampdoria quanto, molto di più di quanto avesse fatto ad esempio contro il Verona in una partita molto molto complicata che poi la Roma è riuscita a portare a casa. Per parliamo di una ventina di tiri, Mimmo? Ma insomma, tu vattene a vedere, ci sono un sacco di silti, anche quello della Lega di Serie A che ti danno numeri di questo genere, se no ci sono tante tante altre occasioni per andarla a vedere. Quindi devo dire, a me la Roma in casa della Sampdoria, da un punto di vista di produzione di gioco, non mi è sembrata così come posso dire, in crisi, come in realtà stanno testimoniando i numeri. Allora lo ripeto, da una parte ci sono i numeri, Riccardo ci sei? Sì, sì, sì. E dall'altra parte ci sono le prestazioni. Scusate un attimo, allora la domanda che io voglio porre a voi, la pongo di conseguenza anche a tutti gli ascoltatori, così prendo un attimo fiato. La Roma è un momentaccio, diciamo così, di numeri o di prestazioni? No, di numeri, Mimmo, questa è stata anche la nostra apertura stamattina. Però scusa, perché, Gabriele, sì. Come di numeri? Abbiamo letto i numeri che ci ha dato. Perché voi partite giustamente dalle ultime 5 partite. Ma poi io, aspetta. Io non ho detto la mia, No, però gli hai letti i numeri, no? No, io ho detto i numeri, vanno tenuti conto. Sì, e hai fatto il resoconto delle ultime 5 partite. Esattamente. Dove c'è sta però il pareggio di Manchester, sì, quindi sconfitta, condizionata. Io penso pure a un campionato dove tu sei secondo, dietro alla Juve, con la differenza di quei 3 punti di cui abbiamo parlato, dove hai fatto... Esattamente quello che stavo cercando di dire io. Ah no, ma io adesso stavo però arrivando alla fine. Io secondo me è di punti e non di prestazioni, perché la prestazione a Genova non ma di punti perché? Perdonami. Ma i punti, scusami Gabriele, se ti interrompo anche Riccardo. Tu prova a vedere se la partita di Torino, ti parlo di campionato, va in maniera normale. Tu fammi il conto della classifica e poi vediamo come ti chiami. Sì, la Roma è prima con più 3 sulla Juventus. Oppure può essere anche para, fa come ti pare, sì. Cioè metti che pareggiano invece di vincerla. Se la Roma è a Torino pareggia, tu devi togliere 2 punti alla Juve e darne uno in più alla Roma, giusto? Certo, quindi sei pari. E quindi sei pari, no? E quindi quello sarebbe un comportamento in linea, voglio dire, no? Se poi dopo noi, lo ripeto Riccardo, i numeri vanno considerati ma vanno analizzati, ecco perché io ti dico, non può essere una crisi di numeri, perché i numeri poi vengono condizionati dalla prestazione o viceversa. Uno fatalmente dice, allora la Roma nelle ultime 5 partite ha vinto soltanto una volta, la Roma sta passando un momentaccio. Numeri alla mano sì, se tu vedi i numeri, poi però devi andare a analizzare le prestazioni. Certo, se fai il paragone con quello che era l'anno scorso la Roma a questo punto, è chiaro che c'è una flessione. Però la Roma l'anno scorso anno non giocava ad esempio in Champions League, e quindi nel conto delle partite che ha giocato la Roma, magari per non arrivare alle 10 vittorie consecutive, ci sono anche 3 impegni di Champions League che tu non sai quanto ti hanno portato via, quanto hanno influito, e dovremmo andare a vedere volta per volta. Quindi ho fatto tutto questo grande giro soltanto per dire che poi alla fine il risultato, come sempre, caro Riccardo e caro Gabriele, condiziona anche l'opinione, condiziona anche il giudizio su una squadra. Quando invece io mi sento dire che mai come in questo caso occorrerebbe andare a vedere realmente quello che è accaduto in campo. Per cui, se noi andiamo a vedere di queste 5 partite, 4 la Roma non le ha vinte, delle ultime 5, una che ha toppato in maniera clamorosa è stata quella col Bayern. Poi per il resto non mi sembra che sia un in crisi di gioco, di prestazioni o cose di questo genere, o no? Io sono assolutamente d'accordo con te. Ok, perfetto. No, anche per cercare, come posso dire, in qualche modo, non è il mio compito, però conosco perfettamente come funzionano le cose in questa città e qual è il sentimento che talvolta muove un sacco di gente. Allora, per cui è molto facile, anche fin troppo facile, Riccardo, cadere subito in una specie di depressione, come sì. Dire, lasciarsi andare alla voglia di dire mannaggia, adesso è tutto finito, tutte le cose, eccetera, eccetera. In realtà non è esattamente così. Perché ci sono le prestazioni oltre i numeri, no? Pronto? Sì, sì, ti sento. Ah, ecco, ok, perfetto. Quindi, ecco,
Mi fermo qua, ho parlato troppo. Mimmo, io sono stato su a Genova, no? Ed ero andato perché l'ho detta 3 o 4 volte questa cosa stamattina, perché fa anche un po' il quadro di quello che stai tentando di dire tu, che sapevo che era molto importante vincere, ma ho capito che è stato fondamentale non perdere, perché poi quante partite abbiamo visto, Mimmo, dove la Roma gioca? Ti chiedo scusa, perdonami. Ho attaccato il tinticarello. Il famoso. È la cosa, però. Tira 20 volte in porta, punizione, o gaga, a mette dentro 1-0 tutti a casa. Di che parlavamo oggi, Mi? Niente, perché poi il risultato condiziona, ovviamente. L'importante è non farsi condizionare troppo, ma lo dico a me, a te, lo dico a Gabriele, e lo dico probabilmente a tutti coloro che sono all'ascolto, anzi senza probabilmente, ma stai tranquillo che a Trigoria questo ragionamento di guardare più la prestazione che il risultato lo fanno. Allora, prima della partita contro la Sampdoria, parlando proprio di questo, l'allenatore della Roma, il signor Rudy Garcia, ha dichiarato: a me interessa ritrovare prima il gioco, è la cosa più importante ritrovare il gioco, perché tu attraverso il gioco poi arrivi a determinare anche i risultati. Io credo che da un punto di vista di gioco la Roma non ha prodotto una prestazione entusiasmante, però ha subito praticamente zero. La maggior parte dei giornali hanno dato NG a De Santis, e per una partita in trasferta in casa della terza in classifica mi sembra che sia un bel biglietto da visita. Allora la Roma, dopo aver preso 7 gol, è tornata a non prenderne alcuno, ha rischiato seriamente soltanto su una palla inattiva, e poi dovremmo andare a capire perché la Roma fatica ancora, e questa è una cosa, Gabriele, che dura anche dallo scorso anno, cioè nelle palle inattive la Roma soffre tantissimo. Ma detto questo, poi la Roma ha prodotto gioco, ha avuto le sue occasioni, ha avuto la possibilità di vincere la partita, e poi la partita non l'ha vinta, perché le partite si possono anche non vincere. E pensa che lo 0-0 con Rudy Garcia rappresenta una sorta di eccezione clamorosa, perché tu sai perfettamente, voi sapete perfettamente quante poche altre volte la Roma di Rudy Garcia ha chiuso 0-0. E sempre in situazioni particolari, mi ricordo lo scorso anno con l'Inter, con lo stadio mezzo vuoto. Con il Cagliari. Un derby, no? Sì, se non mi ricordo male. Certo, che veniva comunque. Esattamente, dove. Quindi si possono contare veramente sulle dita di una mano gli 0-0 con Rudy Garcia. Però se lui andava alla ricerca del gioco, e Riccardo, se tu eri a Genova hai visto la partita dal vivo, che è una cosa completamente diversa, lo sappiamo tutti, che vederla in televisione, magari hai visto che la squadra in qualche modo, anche se a fatica, perché indubbiamente in questo momento la squadra, diciamo, non riesce a dare il meglio di se stessa, perché gli interpreti non sono probabilmente, o quantomeno non tutti, non sono al meglio, però la prestazione l'ha fatta, non l'ha fatta in maniera entusiasmante, ma voglio dire, se tu riesci a fare gol ad esempio con Florenzi e vinci la partita, nessuno ti può dire niente che hai rubato. A me ha sorpreso molto che Mialovic ci abbia detto a fine partita: risultato giusto, però i punti avremmo vinto noi. Beh, ma di cosa? Non è propriamente vero. Che De Santis, se te lo ripeto un'altra volta, voto NG, perché non era possibile giudicarlo in quanto non è mai stato impegnato. Allora, che Roma è questa attuale? Una Roma che gioca male, una Roma che non gioca bene, e la differenza ci sta, una squadra che non ottiene punti, che ottiene punti a fatica, è una Roma, come posso dire, che sta vivendo sicuramente un momento particolare, perché alla base di tutto questo c'è il fatto che, come un po' tutti ci aspettavamo, poi alla fine le continue assenze, Riccardo, si vengono, vengono aspetti nei nodi, no? E normale. In questo momento c'è qualche giocatore che per una serie di motivi, tra le altre cose qualcuno che è stato costretto a recuperare troppo in fretta, visto la mancanza da, c'è qualche giocatore, il nome De Rossi, sì. Sta fuori 20 giorni, la prima te la fa bene, Riccardo, e tu lo sai assolutamente come funziona la cosa nel mondo del pallone, la seconda, la terza non te la fa bene, perché è così, è sempre così, perché quando uno si afferma un sacco di tempo ci vuole un pochettino per riprendersi. Allora Biani ci deve dare turno di riposo, e Naingolante fa bene un tempo, magari il tempo successivo, in questo caso il secondo, come è accaduto a Genova, non è andato in maniera brillantissima. Se tu avessi avuto la possibilità di alternare Strootman, Keita e gente di questo calibro, probabilmente no, avresti avuto un risultato diverso, anche se, lo ripeto, poi alla fine le due occasioni per vincere la partita ce l'hai avute, hai tirato un sacco di volte in porta, insomma la prestazione in qualche modo l'hai fatta, però i numeri, e qui ci fermeremo poi immagino, ti dicono che la squadra sta faticando a livello di numeri.
ma è realmente così? Sta faticando realmente così? È vero questo? Questo è secondo me l'interrogativo più importante. Mimmo, noi andiamo un attimo al break, sì. E tra i tanti tiri e le due occasioni di cui hai parlato c'è sta un fuorigioco che non c'è, dove, sì, in, un'azione, Aic, sì, dove in un'azione così gli Aic aveva fatto gol a Parma, magari non lo faceva contro la Sampdoria, ma che se presentava tu per tu con Romero, questo è sicuro. Torniamo subito, Mimmo. Sbrigatevi. E sul tarzone del cupolone. Mimmo, eccoci qua. Eccoci. Senti, Mimmo, come l'hai giudicata la prestazione di Olibas? Perché stamattina eravamo un po' di diversa opinione. Io l'ho trovata senza infamia e senza lode. Cioè, a me non è dispiaciuto. A Gabriele non è dispiaciuto. Parlando televisivamente, ti dico, io la partita l'ho vista in TV, non ero a Genova. Ti devo dire che non mi è sembrato accio, nel senso che. No, danni non ne ha fatti. Danni non ne ha fatti. Scusami? Danni non ne ha fatti, no, cioè, no, dicono. Forse non ha fatto nemmeno tante. E infatti, quello dicevo. Tante cose belle. Un 6, dai, cioè, non mi sento di bocciarlo, ma nemmeno di mamma mia quanto è bravo questo qui. O magari lo sarà, ma non l'ha dimostrato l'altra sera, insomma. Però lì si sta cercando ovviamente di trovare una soluzione, questo è chiaro, no? Perché non si è tentato una certa carta in estate e si è visto che non riesce a dare questa carta che è stata cercata in estate ai risultati che tutti speravano e volevano a Trigoria, quindi si stanno battendo altre strade. E l'infortunio di Maicon un po' ti complica ancora di più le cose, perché se tu avevi idea di andare a piazzare Torosidis dall'altra parte, adesso Torosidis ti serve a destra e quindi devi fatalmente giocare con uno tra Olebas e Cole, ma insomma sarà difficile pensare ad esempio che Cole venga riproposto mercoledì contro il Cesena Olimpico, perché insomma se c'era eventualmente una partita da fargli giocare per mille motivi era quella di Genova, no? Riproporlo direttamente all'Olimpico dopo quello che è successo contro il Bayern Monaco non mi sembrerebbe una scelta molto azzeccata, quindi immagino che Olebas verrà confermato anche per la partita contro il Cesena. Del resto di dietro tornerà Manolas, quindi non c'è più, diciamo, un'emergenza straordinaria per quello che riguarda i centrali. Però riposa Yanga, mi? Lì. Scusami? Riposa Yanga? Beh, insomma, se mi dici chi fai giocare fra i tre, Yanga e Biwa mi sembra che stia facendo sì, bene, sì. Abbia fatto bene, insomma, non cose straordinarie a Genova, però la prestazione l'ha portata a casa pure lui, però credo che Manolas e Astori siano davanti a lui nelle gerarchie, quindi rientrando Manolas, Astori per me è stato fra i primi due migliori di Genova, quindi credo che meriti la conferma. L'altro, Mimmo? Florenzi? Nainggolan? Nainggolan del primo tempo mi è piaciuto molto Nainggolan del primo tempo. Poi faccio prima dire che quelli che non mi sono piaciuti, gli Aic non mi è proprio piaciuto, ma insomma. Perde sempre delle occasioni per fare la differenza, mannaggia. Ma io adesso sto elaborando una tesi. Io ancora non ho capito, non riesco a capire dove lui possa rendere al meglio, in quale posizione del campo, perché non secondo me lui è uno che deve giocare molto più dentro il campo rispetto a quanto lo faccia giocare in questo momento Rudy Garcia, cioè lui se sta sull'esterno a fare l'attaccante esterno si perde secondo me, se ovviamente inserite in un discorso di gioco come quello di Garcia, perché gli esterni per Garcia devono essere Iturbe o Gervinho, cioè gente che ha l'allungo, palla al piede, che insomma sa andare in profondità, si trova lo spazio, mentre invece gli Aic non è uno che ha queste caratteristiche. Gli Aic se lo lanci si trova lì, te fa il dribbling e te fa il gol come ha fatto contro il Chievo. Se gli devi dire palla al piede, partire dalla metà campo, arriva fino in fondo, lui non ci arriva, Gervinho sì, Iturbe sì. Quindi forse è un giocatore più adatto a giocare più dentro il campo, più a contatto con la prima punta, non sbattuto in una posizione laterale, però continua a non dare mai, come posso dire, la sensazione che uno dice ecco questo deve giocare sempre e comunque, è sempre una situazione un po' così precaria per quanto riguarda gli Aic.
Mimmo, per quanto riguarda il colpo di testa di Florenzi, è un miracolo di Sergio Romero, che io continuo a ritenere un portiere sì buono ma non fenomenale. Una bella cieca. Non fenomenale, sebbene sia... Ma io l'ho detta in maniera un po' volgare. Nonostante diciamo. Sia poi vice campione del mondo. Perché... Ah beh, che cioè, pure Stekelenburg. No, come si chiama? Sì, Stekelenburg. Aspetta, no. È sempre olandese. Youngblood, te lo ricordi, Ricca? Il portiere. Portiere d'Olanda sì. Del 70 e che era un portiere. Cioè no, 2000 tic, 2000 tic mondo, si no? Toccava 3000 volte la maglia. Qui non c'entra niente. No, però comunque è un portiere che aveva sempre scelto Sabatini, che evidentemente di estremi di no, ma Stekelenburg è stato proprio un lapsus, non c'entra proprio niente. Però anche lui era vice campione del mondo quando arrivò a Roma. Era io lì ho preso una toppa proprio, ero convinto che arrivava un gran portiere proprio. No, però è già il fatto che è sordo di un orecchio. Non sì, troppo. Ma mica cieco da occhio, nel senso voglio dire. Perché adesso? No, no però... il portiere deve vedere, mica deve sentire. Se a sinistra ti cavano la palla. Devi sentire. Vabbè, adesso buttare un po' in caciara, non mi piaceva Stekelenburg. No, però... possiamo dire che Sabatini di portieri non ci capisce tantissimo, perché tutti quelli che ha scelto tra Lazio, Roma e Palermo. Secondo me Sabatini sotto questo aspetto probabilmente si fida molto di se stesso e magari poco di chi magari, come posso dire, potrebbe dargli dei consigli ad hoc, cioè magari uno che gli dica guarda, devi prendere questo portiere, che questo portiere sei a posto per 10 anni. No, perché ricostruendo Carrizo, Muslera, Kameni, Romero, Stekelenburg, ci butto dentro. Anche, hai detto? Non lo dico perché secondo me non è una scelta di... però è portiere da Roma, però non, voglio dire. Però non è una scelta di Walter Sabatini. Ho capito, allora comunque sempre lui, ecco, allora... Però tu sei un bel paraculo, Gabriele. Oh, quando diciamo. È bravo i Piazzabatini, quando sono a sega gli hanno fatto via. non vale così, Io capisco che te devi crescere non vuoi litigare con nessuno. Che io vuoi dire? Pare che sta a 0-0 così. Capito. Comunque, detto questo, che me devo dire? Una grande parata? Ti dicevo, una grande parata o un errore? Mi sembra più un guizzo di Romero. Che è un errore dei Florenzi. Capisco che lui poi dica devo schiacciare, però cioè, non è facile. Io dal campo credevo fosse un po' più credevo fosse molto più paratone. È una bella parata in controtempo. In controtempo, Riccardo. Sì. Il cross di Dorosidis arriva lento. Ma lì la doveva piazzarla. Lui cerca di piazzarla più che altro. Se gli dava. Se la palla fosse arrivata più veloce. Lui probabilmente la colpiva in maniera. Il tempo gli piava, sì, il tempo gli aveva preso. Ma soprattutto ti dico, Riccardo, piava male. E tu sai che se la pi male tante volte poi la metti in dove non ci arriva mai il portiere. Invece lui l'ha presa bene proprio per dargli forza e è venuta un po' dritta. Però va bene. Senti, no? Mimmo. Tante volte sentiamo dire, no, con i nostri ascoltatori, che poi sono i tifosi, quelli semplici come noi, insomma, però destro non è Higuain, ed è vero, destro non è Higuain. Però Higuain ieri ha fatto i primi gol della stagione. Sì, no, ma non volevo dire un'altra cosa, volevo dire che forse Gervinho non è Tevez. Tu che mi vuoi dire? Che Tevez è il giocatore più forte del campionato? No, non lo so. Nella Juve è forte, è importante. Ti faccio questa domanda. Sì. Per te nella Juve è più importante Tevez o Vidal? Se fossi bravissimo te direi Vidal, se te guardo le partite mi viene in mente Tevez che risolve. Una cosa, prova a fare una domanda a me. Chi è più forte, Tevez? Chi è più importante, Tevez o Vidal? Ti ho risposto prima che la finì. Ah, vedi. Tevez. Cioè, ma il giocatore veramente determinante per la Juventus è Tevez, non scherzate. Ieri altro quindi assist. Scusami? Ieri altro assist per Vidal. Sì, ma al di là di quello, ma l'hai visto pure contro la Roma, no? Sì. Che giocatore è, che riesce a darte come qualità, come quantità, come tigna, come tutto. Quindi se tu mi dici Tevez è meglio del Gervinho, Riccà. A me era una provocazione, chiaramente. Pochi che sono meglio di Tevez in Italia, Quel gol andava fatto però, Emmy. Non ho capito. Quel gol andava fatto. Emma. andava fatto, certo. Andava fatto. Però lì il modo più sicuro per farlo era fermarsi la palla, acchittarsela sul destro e tirare. O dalla Aliaic. O dalla Aliaic, ma lì non ci pensi, lo sai perfettamente. Però era bello spostato. Era... come direbbero quelli bravi, in posizione defilata. Però come hai detto te, Ricca, prima? Come ho detto?
Ergo? Andava fatto. Secondo me sbaglia sì nella seconda occasione, ma sbaglia tanto sulla prima, perché là sono due occasioni, ci mette due ore a calciare in porta quando è palesemente davanti al portiere per non concludere col sinistro. Però qui dobbiamo mettere d'accordo su una cosa, cioè se Gervigni è uno che sa giocare a pallone o se è tutto istinto. No, è tutto istinto. Io credo che non e sia i danni li fa quando deve pensare, è un macello. Avete visto qua amichetto vostro? 16 gol in 7 partite di Liga. Beh, scusa, allora, ho capito. C'è una certa differenza. Tra l'altro, Mimmo, ma chi, Cristiano Ronaldo il reset. Secondo me Mancini ai tempi buoni gliela faceva vedere. Senti che ti dico. Ma chi? Amantino Mancini? Cosa che te lo divertivano? Mimmo, ma giocano seriamente? Collegamenti qui, Riccardo, no? Giocano seriamente lo stesso sport queste squadre? Cioè, tutti il calcio facciamo? La Roma fa il calcio, la Samp fa il calcio. Però il pallone di calcio dello stesso sport, poi ti dico, esistono i portieri, poi però esistono anche altri portieri. Se ti hai dato un'occhiata a Borussia Mönchengladbach Bayern Monaco, avete visto un'altra volta che sì, c'è qua amichetto vostro lì. Ammazza, no, ma a parte i primi minuti del o gli fai gol in fuori gioco come ha fatto Gervinho, oppure è antipatico, mi devo giurare, antipatico. È talmente forte che è antipatico. Sì. Non è manco spiaggione, cioè non è che dice, sai, te fa il paratone perché regala niente al pubblico. Sì. È tipo Carcetto, alza una mano, alza una gamba, si muove come sul fianco, cioè. Fisicamente mi ricorda qua amichetto tuo, De Calcetto, a proposito del messaggio a te. Ciccio, esatto, sì. Pesano uguali e sono arti uguali. Sì. Esatto. No, non crede, guarda che Neuer è enorme, Sì, sì. Non so quanto sia grosso, ma è impressionante. Sono 193 centimetri per 92 kg. Ecco, capito? Ancora sto a pensare alla finale, quando gli è arrivato addosso quello che l'ha travolto, lo ricordate, la finale del mondiale? Sì, sì. Con Higuain si è scontrato, no? Con Higuain. Higuain, sì, Erpivida. Infatti è tornato a segnare ieri. A me mi ha impressionato, sì, dopo la botta che ha preso. A me mi impressionò. Ma che ancora, nonostante... Zitto. La ruggine. A proposito, ma quell'amichetto tuo screanziato, com'è che non c'è? È rimasto giocatore in testa, Min, c'è niente da fare. Cioè lui il lunedì è il giorno di riposo. Sì, c'è sempre una cosa. Viziatello, come devi vedere? Viziatello. È viziatello, un po' viziatello. Pure te però. Diciamo che gli fai la pasta, gli fai la sfoglia. Che sì, lo tratto un po'. Gli sei adatto pure te, però, sì, Ma assuma la responsabilità. Te lo sei affiato proprio? Manca poco. Sta per la residenza, Min. Vabbè, dai. Quindi Roma Cesena se gioca, sì. Pare di sì. Ami, Roma Cesena. Fatte conto. No. Dico Roma Cesena, dammi i tre punti, Ma non chiedermi niente soprattutto. Però che te devo dire? Questa è una settimana che fatalmente ci porta già a pensare a Napoli Roma, ricca. Per forza delle cose. Sarà partita, Ami? Scusami? Sarà una partita? Ma io me lo auguro, spero. Spero che sia solo una partita. Però è chiaro che sarà una partita particolare, non c'è neanche bisogno di dirlo. Però prima c'è Roma Cesena, come direbbero quelli bravi, no? E quindi bisogna battere il Cesena, perché la Juve dove va? Che passeggiata si fa mercoledì, Gabriele? A Genova, sì. Ah, beh, capirai. Passeggiatina proprio rosso-blu in riva al mare, no? Eh sì. Come l'hai visto Romagnoli, Ricca? Bello, l'ho detto stamattina, già si è già entrato nella parte, si è calato. Tempo, quindi... No, lo so. È calato, è già bello da professionista, dico. Cioè, bello... antiromanista già. No, ricade troppo di fondo, dai. Però... Te voglio dire una cosa. Ma ti faccio questa domanda proprio papà. Sì. Allora, tu c'hai Romagnoli o Romagna a Sampdoria? Sì. E allora tu vedi che Sampdoria a Roma, Romagnoli si schianza, non fai falli. No. O rivolessi a Roma? Se facesse così, no, mai no, vita, no, io. No, no, no. Io mai nella vita. E io che si è arrabbiato. Si è arrabbiato due o tre volte con l'arbitro. Quelle cose. È bello, sta a crescere. L'anno prossimo ci serve sto ragazzo, Mm-hmm. E l'anno prossimo, credi, infatti, ricontinui, rifaccio il tifo per lui. Quest'anno un po' di meno. Non ce l'ho servito, dice. No, dico l'anno prossimo, quando lui si rimette qua la maglietta, a me mi ripia tutta qua la cosa. Capito? Sei veramente un bel pitone. Un bel pitone, vabbè. Sei veramente un bello. Sei un pitone. Un pitone, no? Basta, non si allargavo. Vabbè. Mimmo,
Fatti conto, domani siete aperti? Tutta la giornata, pensa. Vabbè, ecco, va, direi. Ecco adesso pugnale, va. Ci sentiamo domani. Ciao Mimmo. Se Dio vuole. Ciao, ciao Mimmo, grazie. Ciao, 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 ciao.